Buongiorno ragazzi, buon anno. E stamattina sto lavorando per fare molto bene legato. Ieri ho sentito un video di molto tempo fa, bianco e nero, di Maestro Mario del Monaco. Ho ascoltato molto bene modo di cantare, anche voi ascoltate. Qualsiasi video di Maestro Mario, modo tale di fare rigato veramente super, proprio straordinario. Questo voi sapete, no? Quando voi ascoltate per cantanti grande, vi consiglio di osservare, trovate magari un motivo di sentire video, non ascoltate così solo sentire loro bellezza, soprattutto persona che sta seguendo la strada per essere professionista, essere cantanti lirici, essere cantanti moderni, essere attori, essere musicisti, strumentisti. Quando ascoltate, guardate qualsiasi video, qualsiasi disco, cercate di trovare il vostro scopo perché ascolto questo disco, questo video. Naturalmente, prima cosa per sentire piacere, no? Anch'io. Ma soprattutto ambito, campo del studio, avere una idea per migliorare va molto presto, possiamo avere risultato. Allora, oggi vorrei parlare di questo legato che Maestro Mario mi ha colpito. Anch'io vorrei migliorare di più legato. Allora, vi presento un esercizio che sto facendo questa mattina. Sempre questi vocali, I, E, A, O, U, questa sempre base, no? Questa, diciamo, il nostro, come dire, ponte, nostro indicazione della luce, come numero di casa, no? Questa sempre I, E, A, O, U. Prima faccio così, vi mostro. Non ho pensato niente. Soltanto quello che so e mi sono buttata. Adesso vorrei fare più legato. Questo e ogni vocali ho spezzato, cioè un po' calante. Poi prendo fiato.
prendo fiato così, proseguo, no? Quando avete riuscito questo modo di spezzato ogni 5 vocali senza prendere fiato, cioè più veloce. Così devo prendere più fiato. Allenare molto bene per il fiato. E, naturalmente impegno, impegno fiato. Non sono ancora soddisfatta di questo legato. Maestro Mario che faceva questo legato in più, quello che lui faceva, cioè quello che io ho capito, faceva proprio allungamento del fiato, legato, poi metteva ancora più fiato, come pianoforte. Più legato. E vorrei scoprire queste cose. Quindi, usare fiato, ulteriore forza di mandare fiato qua. E lui fa questo allineamento, va sopra proprio fiato. Una cosa che vi vorrei sottolineare: quando facciamo legato, non da qua, non spingete qua. Per questo dobbiamo prendere fiato. Questa maniera di preparare il cerchio qua. E di bassare la laringe, sempre il solito discorso. Rimanete sopra, lontano dalla laringe. Non appoggiate qua, perché se appoggiamo qua è difficile da staccare da qua. Anche suono, se noi prendiamo abitudine che diventa un vizio, è difficile da togliere. Quindi sempre proprio un controllo molto maniacale. Posizione presa del fiato, posizione alto, anche invisibilmente. Posizione alto, anche energia, questo qua. Poi è importante una cosa, orecchie di controllare ciò che facciamo. Questo legato, no? Questa linea che ho fatto, ancora più come dire, con questa maglia e questa di cotone di jeans, no? Questa diciamo è liscio, no? Prima cosa. No. Questa è preparato come cotone di jeans, come questo, no? Quello che io vorrei riuscirci, come faceva Maestro Mario, è tipo così, in più fiato morbido. Tipo così,
tipo così, solo fiato, veramente questo tema, grandissimo tema per noi, per cantanti. Quindi, per chiudere questo video, quando ascoltate un video, prendete un tema, scopo di questo. E vi posso dare, ascoltate come cantano legato, ecco, legato, come fa legato. Come sta facendo, cosa stanno facendo per fare legato? Ecco questo. Legato, dove si fa? Preparazione, come sempre vi spiego. Apertura della bocca. Se non apriamo la gola, laringe giù, posizione alta, piccolo sbadiglio, questa base assoluto. Se non prepariamo questo, e dopo non possiamo neanche fare linea come questo tessuto cotone. Questa base, veramente base, questa preparazione più fiato, questo tipo effetto morbido. E questo è l'esercizio che dobbiamo fare e tutti i giorni. Poi ascoltate quale sono più legato. Quale sono più bello? E poi fate crescendo. Fate questo lento esercizio almeno 5 minuti tutti i giorni, ascoltate, è perché è abbastanza impegnativo di avere pazienza di ascoltare. Quando succede queste cose è bella cosa che possiamo trovare interiore la nostra anima, la luce che si apre, si accende. Non facciamo come dire, così pressappoco di produrre un suono senza idea chiara e senza motivo, perché diventano soltanto rumore, forse neanche. Questa prima cosa noi, parte nostra, che dobbiamo fare. Allora, per persone che ci ascoltano, diventano meraviglioso, diventa un amore, diventa luce e questo è il nostro lavoro, nostro scopo, nostra missione. Prima noi stessi lavoriamo bene. Grazie dell'ascolto, vi auguro buona giornata. Ciao.